Giulio Amighetti manca da casa da 3 giorni e di lui ancora nessuna notizia. Scomparso nel pomeriggio di venerdì, il 25enne è stato ripreso intorno alle 17:20 da una telecamera di una villa a Ceratello, la frazione più alta di Costa Volpino. Nei pressi dell'abitazione la strada si divide. A sinistra è possibile raggiungere Bossico, mentre a destra si imbocca la direzione verso la località Iciar. Il 25enne decide di intraprendere quest'ultima direzione, ma pochi metri più avanti il tracciato si divide in una serie di sentieri nei boschi. Quell'immagine di Giulio è ripresa una decina di minuti dopo il saluto con mamma Teresa, papà Lino, le sorelle Anna e Serena e l'ultima arrivata in casa Amighetti, Evelyn, la nipotina, figlia della sorella maggiore. Un elemento importante che però non svela il mistero del giovane scomparso. L'area posta a setaccio in queste ore supera i 1200 ettari. Tutti i percorsi sono stati verificati, ma del giovane biker nulla, pare essere volatilizzato. Più di 80 le persone impiegate nelle ricerche, tra queste anche il nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco e quello della Protezione Civile di Treviglio, che hanno ispezionato i fondali del lago di Iseo, nella zona di Castro. Continua quindi la collaborazione tra le varie forze del territorio per elaborare nuove strategie e nuovi programmi che dovrebbero portare, si spera, al ritrovamento di Giulio.